Amici del Sagittario, buongiorno. Andiamo a vedere il vostro oroscopo settimanale dal 4 al 10 aprile 2022, quindi cosa vi accadrà in questa settimana. Chiedo al creatore agli angeli e agli arcangeli di dirmi solo ed esclusivamente la verità su quali saranno gli eventi che accadranno in settimana dal 4 al 10 aprile 2022. Quindi del segno del Sagittario, 4 10 aprile 2022. Andiamo a scegliere 5 carte. Le vedete? Sì. Allora, amici del Sagittario, ragazzi, io mi fumo una sigaretta tranquillamente mentre vi leggo questo oroscopo, perché, cioè, credetemi, allora, con voi è sempre un casino. Abbiamo innanzitutto una coppia, coppe, 4 di coppe e denari. Coppe e denari, c'è un'attrazione nei confronti comunque di una persona in particolare. Questo, aperta e chiusa parentesi, che può centrare nella stesa, ma andiamo a vedere tutta la stesa, ok? Vi trovate di fronte ad avere a che fare, ok, con una figura, una persona di cui non dovete fare assolutamente affidamento. È una donna che crea litigi, discussioni, pettegolezzi, è una persona, una donna, un uomo in generale, una figura, ok? È una persona che potrebbe magari tradirvi, quindi raccontare e dire determinate cose. Oppure potrebbe essere una figura che alle vostre spalle vi è molto vicina, ma alle vostre spalle ve ne dice comunque di cotte e di crude, perché vuole la vostra distruzione. Distruzione, concedetemi il termine. O potrebbe anche essere una persona che sta complottando, sta facendo qualcosa a vostro discapito. Abbiamo il 4 di coppe, dove parla comunque di una settimana anche tranquilla, ok? State ritrovando un equilibrio, state ritrovando la vostra stabilità, ci può essere anche la possibilità di un incontro comunque importante, magari se ci sono state delle situazioni dove ci sono state delle discussioni, quindi andrete a chiarire. C'è una buona energia per voi la settimana dal 4 al 10, c'è un'influenza comunque positiva, ci sono delle riappacificazioni anche di vecchia data, dei rapporti che andranno comunque sanati. Il 4 di coppe ci dice tutto questo. Abbiamo poi il 4 di denari. Il 4 di denari parla della un qualcosa che arriva, va, viene, insomma un qualcosa di un po', un qualcosa di positivo che però va e viene. Potrebbe magari essere, visto che sono la coppia di 4, questa attrazione che c'è, questo consumare, non consumare, vedersi, non vedersi, perché insomma la situazione è ancora un po' così. E poi il 9 di coppe al dritto, ok, parla comunque dell'arrivo di buone notizie. Magari potreste incontrare qualcuno che vi piace, dove potreste avere una forte attrazione nei confronti di questa persona, o potreste anche iniziare eventualmente una relazione o ricominciare una relazione che era rimasta comunque in sospeso, perché ci sono delle belle novità, ok? C'è la possibilità di ricominciare, di incontrare, chiarirsi, visto che abbiamo visto, insomma, chiarimenti, mettere un punto a determinate situazioni ed eventualmente ripartire. Però è come se fosse che o voi avete comunque della rabbia dentro o delle problematiche che vi portano comunque ancora ad andare a discutere, quindi c'è ancora un qualcosa che va a pizzicare la vostra tranquillità, e perché siete voi che dovete mettere comunque un punto su determinate cose che sono successe e cambiare un po' l'atteggiamento, perché comunque, diciamo, tutto sommato le cose positive comunque per questa settimana ne avete.
A fondo mazzo abbiamo il 6 di coppe rovesciato, che è la carta che ci dice: attenzione, guardate il vostro futuro come si deve, cercate di capire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, perché comunque il futuro dipende da voi. Se voi continuate a crugiolarvi nella meschinità, nelle menzogne, nel bla 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 bla, è normale che avrete soltanto, andando avanti, della sfortuna. Cercate di raccogliere le cose buone che vi vengono messe avanti, perché almeno così la situazione vi cambia, ma dovete anche voi cambiare determinati atteggiamenti per risanare il rapporto, riconciliarsi, riappacificarsi, perché altrimenti in questo modo, nel modo come avete fatto fino adesso, non vi porta comunque a nulla di positivo. Adesso andiamo a vedere di fare qualche chiarimento. 8 di spade, una carta per avere maggiori informazioni, e vediamo cosa ha da dirci l'8 di spade. L'8 di spade, come abbiamo detto, questa persona che è alle vostre spalle ne dice di cotte e di crude, semina zizzania e cerca comunque di rendervi un po' la vita difficile, ok? Perché? Perché comunque sia, voi avete ripreso la vostra serenità, la vostra gioia, la vostra soddisfazione e iniziate ad andare verso una strada buona, positiva, e sembrerebbe che questa persona non vuole proprio, infatti, come vi ho detto prima, qualcuno che cerca di fare di tramare qualcosa alle vostre spalle per rendervi la vita difficile e magari anche per danneggiarvi. Quindi è proprio questo quello che non vuole questa persona. Lì dove vi inizia a vedere che avete un certo tipo di stabilità, avete comunque un qualcosa che non va, va a seminare zizzania e vi crea dubbi, vi crea confusione. E è lì dove dovete fare una scelta, prendere una decisione, non riuscite a farla proprio per questo. Oppure potrebbe anche essere un'altra cosa, potrebbe essere che inizia un periodo buono, ma continuate ad avere dei dubbi su questa persona, perché la vedete comunque sia in un determinato modo. E lì dove dovete andare a fare una scelta o prendere una decisione, non la fate perché? Perché avete questi dubbi che vi tormentano. Il 4 di coppe, non c'è bisogno che vi andiamo a fare dei chiarimenti, perché comunque la situazione la state equilibrando dalla prossima settimana, quindi c'è un equilibrio, ok? E equilibrio, chiarimenti, situazioni, come vi ho detto, che tornano insomma a rinascere, lì dove c'era stato comunque un fermo, un blocco, oppure anche eventualmente come qua nuovi amori, ma questo andiamo a vedere dopo. Il 4 di denari, visto che è questa situazione un po' altalenante, qualcosa di inaspettato che arriva, come potrebbe essere del denaro, potrebbe essere qualche proposta, potrebbe essere, come dice il 9 di coppe, qualche nuovo incontro, qualcosa di bello che vi arriva inaspettatamente. E andiamo a chiedere una carta per avere maggiori informazioni e vedere cosa ci dice questo 4 di denari. È un qualcosa certo di bello che vi arriva, ok? Però siete voi ad essere comunque sia bloccati. Siete voi ad avere comunque delle difficoltà a credere una determinata cosa. Ci può essere a credere, avete un blocco voi per permettervi di prendere questo qualcosa di nuovo. Potreste avere voi un blocco con un qualcosa che riguarda il passato, ok? E quindi, come vi ho detto, potreste magari credere che questa persona per voi è deleteria, vi rovina perché avete i vostri dubbi, ma in realtà non è così, ma siete ancora comunque bloccati,
O magari potrebbe essere un qualcuno che ritorna a rompervi le balle perché vi vede comunque stare bene e quindi dovete prestare attenzione. Ma non è soltanto il prestare attenzione a che cosa vi può succedere, è proprio cioè, quel qualcosa che magari vi viene detto, vi viene comunicato, perché ci sono delle novità che comunque sia vi arrivano, belle e brutte che sono. Può essere appunto proprio qualcuno dal passato che vi porta e vi dice qualcosa, qualcuno che magari lo fa perché vi vede felici e potrebbe essere questa persona, come invece potrebbe essere il vostro modo di pensare su questa persona per quello che è successo. Fatto sta che comunque state cercando di state cercando di ritornare ad avere la stabilità. Vado a chiedere ancora una carta per avere maggiori informazioni sul 4 di denari. Andiamo a vedere di più queste novità. Eh sì. Volete voi ottenere per forza una determinata cosa, ok? In base a quello che venite a sapere, c'è una difficoltà proprio. Quindi qualche notizia, quel qualcosa che non vi piacerà, perché comunque sta andando tutto bene. E quindi avete per forza bisogno di ottenere assolutamente quello che volete. Diciamo più come un gioco di forza. Voi pensate che attraverso le discussioni otterrete una certa verità, una chiarezza. Invece no, perché più andate a fondo e più comunque venite a sapere delle cose che vi fanno comunque male. E quindi andate a pensare. Andate a riflettere e cercate di sistemare la cosa comunque al meglio, perché il 2 di bastoni può essere anche il vostro modo di pensare, quindi il pensare come fare per ottenere determinate cose che volete a tutti i costi, perché voi del Sagittario siete anche un po' caparbi, siete anche un po' testardi. Andiamo a chiedere una carta per avere maggiori informazioni sul 9 di coppe. Cosa vuole dirci il 9 di coppe? Allora, nuovi inizi sotto qualsiasi punto di vista, cose nuove, arrivo di novità, buone notizie per qualcuno di voi, anche insomma qualche gravidanza, con un 5 di bastoni dove c'è proprio il cambiamento, dei cambiamenti, degli stravolgimenti comunque in senso positivo. Infatti la novità positive con il 5 di bastoni, qualcosa comunque di buono. Potete iniziare a fare comunque dei bellissimi progetti, potreste tranquillamente andare avanti. Vi portate questi strascici, ok, di situazioni che vi hanno comunque appesantito, quindi dovete aprire la mente e ragionare a 360 gradi e magari essere anche comunque un po' gelosi questa settimana. Ultima carta, 10 di bastoni rovesciato, andiamo a fare ulteriori chiarimenti, quindi una carta soltanto per avere maggiori informazioni sul 10 di bastoni rovesciato. Ai 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 ai. Questo vostro modo di fare, questo vostro modo di essere comunque incazzosi, se così posso dire, e il creare quelle piccole stronzate di discussioni che non vale assolutamente la pena, porta
Ok, ad avere problematiche poi dopo in casa, ok? O nella relazione o in famiglia, che vi porta poi dopo della tristezza. Dovete capire che determinate cose, innanzitutto dovete aprire bene le orecchie quando qualcuno vi sta raccontando qualcosa e vi sta dicendo qualcosa, perché tendete proprio a travisare le cose che vi vengono dette. E siete voi stessi che poi dopo vi fate carico di tristezza, negatività, sfortuna, eccetera, eccetera. Quindi dovete aprire, ok, le orecchie su quello che vi viene detto. Come può essere magari che in casa potreste avere una discussione con un qualcuno in particolare legato eventualmente ai soldi. Qui si può parlare anche di proprietà o di soldi comunque in generale. Potrebbe essere una discussione con un legame di sangue, una sorella, un fratello, una mamma, un padre, insomma, con qualcuno. Ok, e qua si può parlare forse le discussioni che magari potreste avere verso il fine settimana, potrebbe proprio essere mirati ai soldi. Non perdetevi assolutamente d'animo, perché comunque sia le cose per voi stanno andando bene. Stringete i denti soltanto per un altro po', ok? E cercate di aprirvi a quelli che sono i buoni rapporti e a quello che vi dà comunque stabilità. Ricordatevi questa cosa, lo dico comunque per il vostro bene. Vi ringrazio, vi mando un grosso, grosso abbraccio. Buona domenica per voi. Vi invito a iscrivervi sempre al canale, a spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Se avete bisogno di me nella voce informazioni del canale, trovate il mio contatto WhatsApp e un'email. E cosa dirvi? Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un mi piace. Vi ringrazio e a presto.